Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegno per mostrare ai Suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed Egli la manifestò inviandola per mezzo del Suo angelo al Suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo infatti è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Io udì il Signore che mi diceva, all'angelo della chiesa che è a Efeso scrivi, così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono. E li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto e convertiti e compi le opere di prima. Parola di Dio. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene. Alla vincitore che ha mangiare dell'albero della vita. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Al vincitore darò da mangiare dall'albero
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù, il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. C'è stato un giorno, carissimi, quando Gesù davvero è passato accanto a noi, perché i nostri genitori ci hanno portato al fonte della luce, al fonte battesimale. Siamo stati lì illuminati da Gesù, perché Egli, lo abbiamo sentito, Lui stesso ce lo dice, è la luce del mondo ed è venuto per illuminare ogni uomo che viene in questo mondo. E quando abbiamo ricevuto per le mani del Padrino la candela accesa, ci è stata donata questa fiamma ardente della fede perché noi potessimo essere illuminati nel cammino della carità. Dobbiamo ringraziare il Signore per questa luce. Siamo i figli della luce. Ma ci può capitare dopo il battesimo che questa fiamma si spenga ancora. Tutti siamo peccatori. Tutti dopo il battesimo abbiamo sperimentato ancora di ritornare nella tenebra. Non ci siamo più messi davanti a Gesù, ci siamo dimenticati della sua parola, abbiamo lasciato la preghiera, le seduzioni del mondo ci hanno preso ed ecco che quella fiamma che era così ardente si era di nuovo spenta, ma dentro di noi è rimasto un grande vuoto. E chi ci ha aiutato a ritornare a Gesù? Certamente la grazia di Dio non ci è mai mancata. Qualcuno dentro il cuore ci ha detto: ritorna da colui che è la luce del mondo e che ti ha illuminato. Noi abbiamo ascoltato questa voce, ci siamo rialzati perché ci ha detto qualcuno: Gesù è qui, ti sta aspettando, ti chiama. E allora noi siamo ritornati. Dove? Al fonte della misericordia, la nuova tavola di salvezza che il Signore ci ha donato, la Santa Confessione. Lì siamo ritornati di nuovo a vederci, perché lì il Signore ha avuto misericordia ancora di noi e ci ha illuminato nuovamente. Ogni volta che noi andiamo alla confessione, a confessare i nostri peccati, noi riceviamo continuamente, come dire, nuovo olio per la nostra lampada, come abbiamo sentito in queste domeniche la parabola delle 10 vergini, 5 di queste sagge, perché avevano cura della loro lampada perché non si spegnesse. Ritorniamo sempre da Gesù quando il peccato ci insidia, quando per la nostra debolezza
cadiamo e ritorniamo a non vederci più. Dio ci ama, Gesù ci aspetta, Lui continuamente ascolta il nostro grido, Gesù è con noi. E in questo santuario viene proclamato questo grande dono della misericordia che sempre il Signore ci dona. Come ebbe anche a dire Papa Francesco, Gesù, il nostro Dio, Lui non si stanca mai di perdonarci, mentre noi tante volte ci stanchiamo di chiedere a Lui perdono. Questo è il grande dono che ci viene fatto ogni momento che vogliamo. Manteniamo la nostra vita sotto la luce del Signore, seguiamo Lui, ascoltiamo la Sua parola, viviamo di Lui e facciamo in modo che le seduzioni del mondo non tornino a spegnere questa luce di grazia, la nostra fede, la nostra carità, la nostra speranza, perché siamo figli della luce e guidiamo a Gesù a nostra volta tanti altri fratelli che sono nella tenebra e che appunto stanno aspettando che passi Gesù per la loro strada. Quanti Gerico ci sono oggi, le nostre famiglie, quante sono come Gerico che hanno tanti ciechi. Sì, per la fede dei genitori tanti hanno ricevuto il battesimo, ma poi molti hanno lasciato questo cammino. Quante comunità hanno tanti ciechi? Quanti ciechi ci sono nel mondo che non vedono più la strada della verità? E come faranno questi a sentire che passa Gesù? Saremo noi, figli della luce, che diremo a questi fratelli, a queste sorelle, c'è qui Gesù e ti chiama. E allora questi fratelli ancora una volta saranno guidati a colui che è la luce del mondo. Facciamo questo grande cammino con Gesù, ma anche diamo testimonianza di quello che abbiamo ricevuto e della luce che splende in noi, che è la stessa fiamma della fede. Il Signore ci renda per questo angeli Suoi, testimoni e annunziatori della Sua misericordia. Sia lodato Gesù Cristo. Cristo è venuto per dare inizio al suo regno messianico. Nel suo nome i malati guariscono, i morti risorgono e la salvezza viene annunciata ai poveri. Consapevoli delle tenebre che ancora ci avvolgono, invochiamo Dio nostro Padre dicendo: Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Per quanti ostacolano l'opera della Chiesa, aprano gli occhi alla luce della verità mediante l'azione dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per i responsabili delle nazioni, difendano la libertà di coscienza di coloro che devono guidare. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che sono provati dalla malattia, sostenuti da persone solidali, trovino la forza di accettare le sofferenze, certi della vittoria di Gesù, sul dolore e sulla morte. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per le nostre comunità, rinnovino ogni giorno le promesse del battesimo per irradiare nel mondo la luce di Cristo. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Padre misericordioso, Tu ascolti il grido degli oppressi che con fiducia e insistenza si rivolgono a Te. Accogli la preghiera che Ti rivolgiamo ed esaudiscila nel nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio, che vive e regna con Te nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di una eternità beata, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi a compiere il servizio sacerdotale alla tua presenza. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Illuminati da Gesù che è passato in mezzo a noi, andiamo adesso dai fratelli che sono ancora nella tenebra e diciamo a loro: c'è Gesù e ti chiama. E questi nostri fratelli possano ricevere la grazia della nostra testimonianza. Preghiamo per questo santuario e per quelli che vengono, perché possano incontrare l'amore misericordioso del Signore e tutti ritornare a casa rinfrancati e con una grande speranza, quella che viene da Gesù, che ci illumina e ci salva. Benedici, Gesù mio, questo tuo santuario e fa che sempre vengano a visitarlo dal mondo intero, non solo col desiderio di curare i corpi dalle malattie più strane e dolorose, ma anche di curare le anime dalla lebbra del peccato mortale e abituale. Aiuta, consola e conforta, o Gesù, tutti i bisognosi e fa che tutti vedano in te non un giudice severo, ma un padre pieno di amore e di misericordia, che non tiene in conto le miserie dei propri figli, ma le dimentica e le perdona. Signore mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Tenente Colonnello Massimiliano Morucci, buongiorno, buona settimana. Buongiorno a lei, a tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici. Grazie per l'augurio che ricambio calorosamente. Questa settimana vediamo un cambiamento rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi. Il regime delle pressioni sta cambiando, come possiamo vedere infatti anche dall'immagine da satellite. Una depressione ormai sta interessando le nostre regioni, soprattutto l'Europa centrale e conseguentemente anche l'Italia, con associato un sistema frontale che, come possiamo vedere sempre dall'immagine da satellite, sta attraversando la nostra penisola. In questo momento sta interessando il nord, il centro. Nelle prossime ore lo vedremo spostarsi verso sud-est. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere le previsioni per la giornata di oggi. Come vi dicevo, un cielo che sarà prevalentemente molto nuvoloso, coperto su tutte le regioni settentrionali, su buona parte di quelle centrali, specialmente tirreniche ed appenniniche, con delle deboli precipitazioni che tenderanno a liberare il nord-ovest dapprima e poi tutto il settentrione durante il pomeriggio, tarda mattinata, primo pomeriggio. Sulle altre regioni, quindi parliamo del sud, specialmente tirrenico, la nuvolosità tenderà a aumentare nelle prossime ore con delle precipitazioni che si presenteranno nel pomeriggio, sempre sul versante tirrenico. Sulle altre zone invece il sole sarà presente con qualche velatura. Nuvolosità che tenderà a aumentare anche poi sulla Sicilia e poi a liberarla solamente durante la serata notte. La ventilazione tenderà ad essere ancora da debole a localmente moderata, con qualche rinforzo specialmente sul versante tirrenico, con una ventilazione che proverrà prevalentemente dai quadranti meridionali. Quindi vedremo un sud-ovest sul versante tirrenico, tendete poi a ruotare da sud-est sull'Adriatico e sullo Ionio. I mari risulteranno la grande maggioranza mossi, localmente molto mossi soprattutto quelli occidentali, poco mosso invece l'alto Adriatico. Per concludere, le temperature tenderanno a aumentare soprattutto nei valori massimi, specialmente sul versante tirrenico, di qualche grado, nulla di particolare, mentre le minime, soprattutto nella notte, tenderanno a risultare pressoché stazionarie. Con questo ho concluso, grazie per l'attenzione e ci rivediamo domani mattina. Oh, domattina allora, tenente colonnello Massimiliano Morucci, grazie. Meteo, sigla.